Buona serata da Rovereto, siamo nella seconda città del Trentino che è una specie di mini capitale nel suo dell'atletica e dello sport, perché c'è scritto anche nelle indicazioni in verde Rovereto, città della pace, spiegherò per quale motivo, dello sport. Dello sport, fra le tante cose, è stata anche scudettata nella pallamano questa cittadina, ma poi l'atletica. Sono 50 anni che esiste questa riunione, come si chiamava all'inizio, oggi meeting, anglofoni. Il meeting ha 50 anni e lo stadio della Quercia ha 50 anni. Perché della Quercia? Perché in fondo c'è uno di questi alberi che ha reso nel suo piccolo famoso questo posto, dove c'era una eccellente squadra di Serie C. Vengono in mente gli anni di Prunecchi ed anche di Pari de Tumburus. E quel fatto strano per il giocatore, ex Bologna, lo squadrone che tremare il mondo faceva e vinse lo scudetto battendo l'Inter allo spareggio. Pari de Tumburus, che fu un azzurro anche nei mondiali di Corea, poi arrivò a giocare qui e era in comproprietà con la Nerossi Vicenza. Alla fine allora c'era la lista gratuita, una società ha offerto poco, l'altra ha offerto un po' di più, 175 lire, fece storia. Oggi la squadra di Rovereto è in serie promozione, quindi si scende dalla serie C alla serie D, si direbbe prima Lega Pro, serie D eccellenza, ed è retrocesso in promozione e non si è neanche comportato che bene negli ultimi periodi. Ma parliamo di atletica, 8 corsie. Quelle di questo stadio, ci sono super personaggi in mezzo, eccoli qui, hanno fatto la storia di tutto. C'è Renato Dionisi, c'è Javier Sotomayor, c'è Nenad Stekic, c'è Gabriella Dorio, eccola, c'è Fita Lovin, grandi personaggi. Oggi in mattinata alle 11, tutti in comune a Rovereto, come si diceva, città della pace e dello sport, per essere premiati, salutati. Fabrizio Mori è stato campione del mondo, tra le tante cose, il livornese, fiamma gialla, tuttora. Vediamo la presentazione di uno dei tre speaker, si va dalla B alla Z, Brambilla, Spagnoli, Zortea, di nomi. Eccolo qui, Renato Dionisi, dall'altra parte fece un record italiano che durò una vita. Rivano, di Riva del Garda, c'era il duello tra i rivani Aldo Righi, stessa società allora, e Renato Dionisi. C'è anche Carlo Giordani, che della società che qui organizza è il presidente. Carlo Giordani è stato anche vicepresidente vicario della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il presidente Luciano Azzolini di spalle di questa manifestazione. Questa manifestazione che negli anni è nata e poi si è sviluppata anche nel nome di Edo Benedetti, e in precedenza c'è stata l'assegnazione di un premio, la fondazione, intanto siamo alla serie B cosiddetta dei 100 metri, con due ragazze che sono cresciute nella squadra che qui organizza e sono Martina Giovanetti, oggi della Forestale, lei che è di Mattarello, un piccolo centro a sud di Trento, e con lei Doris Tomasini, che è la nipote di colei che è stata premiata dalla fondazione Benedetti, il premio intitolato a Edo e alla moglie Ivana. Cristina Tomasini, che è stata una grande mezzofondista, è stata quinta ai mondiali del 77 a Düsseldorf in corsa campestre. Giulia Riva. Io intanto, siccome c'è stato tutto un gran parlare, vediamo se l'orario viene rispettato, dovrebbero essere le 20.05, quindi Martina Giovanetti, che è stata la riserva della squadra italiana della 4%, che ha fatto i campionati d'Europa a Zurigo. Qui c'è Angela Tenorio, che è stata medagliata ai campionati mondiali juniores di Eugene. Pensare che è una serie B questa, con personaggi anche di discreto spessore come questi. Visto che qualche secondo c'è, inviterei a mettere in onda il servizio di presentazione. Il montaggio è stato di Enrico Gremes, vedrete nell'ordine Carlo Giordani intervistato, Justin Gatlin, il grande personaggio di questo meeting, perché c'è anche un po' di polemica all'orizzonte, e non solo all'orizzonte. E poi Gigi D'Onofrio, che del meeting è il responsabile del casting degli atleti. Quanto tondi, un bello orgoglio. Diciamo che il traguardo dei 50 anni di vita per un meeting di atletica è un traguardo importante. Quello di Rovereto è il meeting più antico dell'atletica italiana, ma non solo, è anche uno dei più antichi d'Europa e del mondo. Orgoglio di organizzatore.
Per i 50 anni del Palio della Quercia di Rovereto c'è un fiore all'occhiello, l'americano Justin Gatlin, oro sui 100 metri ad Atene 2004, il numero uno dei velocisti quest'anno, in quasi assenza del giamaicano Usain Bolt. La stagione sta andando bene. Io e il mio allenatore, Dennis Mitchell, abbiamo pensato a una sorta di stagione di base per i prossimi anni. La ragione principale di questa stagione è stare bene per affrontare facilmente la prossima. Ma c'è un ma. Gatlin è a Rovereto perché è rifiutato dal meeting dei meeting, quello di Zurigo, la numero uno delle finali della Diamond League. Insomma, Gatlin con tanta voglia di rivincita su Zurigo. Ha una caratteristica che non è proprio un'aureola in testa, perché ha un passato da, virgolette, pregiudicato dello sport. Ma diciamo che anche l'atteggiamento di Zurigo è contraddittorio. A Zurigo hanno gareggiato atleti che sono stati squalificati al pari di Gatlin. Quindi sono stati usati due pesi e due misure. Justin è una persona seria e indipendentemente se corre a un meeting top della Diamond League o a un meeting pur importante ma di seconda fascia come Rovereto, l'impegno ce lo mette. Insomma, in questa gara Gatlin con la sua rabbia cerca addirittura un risultato a sensazione. Il vento sta calando, se ci sarà vento a favore la pista è molto veloce e con la forma che ho potrei fare 9-7. Sapete cosa mi viene da dire a chi viene qui e dice 9-7? Boom! Justin Gatlin è il numero uno della stagione. E quest'anno Usain Bolt, se visto o non si è visto, anche un po' controversa una sua serie di comportamenti, ma ne parleremo. E se lui dice che se c'è vento buono, la Mondo Track FX, cioè la pista, una delle più incisive, quelle che permettono migliori risultati, funziona, vedremo. Siamo alla prima delle due serie dei 100 metri, si andrà per confronto dei tempi. Martina Amidei, che ha fatto parte di quel quartetto di ragazze che molto bene si è comportato. La torinese dell'aeronautica cresciuta nel Custorino. Martina Amidei, corsia 7. Doris Tomasini, della Quercia Trentingrana, è alla corsia 8, ma vedo Maggiolo lì dietro che potrebbe aver sostituito. Doris Tomasini potrebbe essere cambiata alla lista di partenza effettiva. Allora, corsia 1 per Giulia Vittoria Cagliari, che è una ragazzina di Bolzano, poco lontano, di 7 querce, comune di Tarlano, l'Oifer Club Bolzano, la campionessa italiana allieve, promettentissima, ha fatto anche i campionati del mondo per gli allievi l'anno scorso a Donetsk e anche le qualificazioni per le Olimpiadi, quella manifestazione stramba, per non dire sciocca, una volta ogni 4 anni gli allievi di tutto il mondo per i giochi olimpici della gioventù. Giulia Vittoria Cagliari, molto promettente, oltretutto Cagliari è un cognome di queste parti, quindi la famiglia di queste origini. Giulia Riva, fanfulla lodigiana in 2, Martina Giovanetti in 3, Forestale, Angela Tenorio, Ecuador in 4, Inna Yeftimova, Bulgaria in 5, Olesia Pov, Ucraina in 6, in 7 Martina Amidei, aeronautica, Custorino. Marinella Maggiolo del GS Valsugana Trentino in 8, non c'è allora Doris Tomasini che inizialmente era qui attesa, si diceva, la nipote, figlia di due mezzofonnisti, lei ha fatto la velocità, no, assolutamente. Vanno e bene Tenorio, bene Giovanetti, Tenorio Giovanetti e poi al fianco viene su Eftimova, Eftimova a fare 11.45 che non è male, assolutamente no, vediamo il vento se c'è, spira o aspirato, 11.44 presumibilmente, spira o aspirato in senso favorevole, in direzione di corsa, deve essere un più 0.9 quindi entro i limiti per convalidare il risultato, il limite è di 2 metri, in corso una gara di livello, oserei dire, si è appena conclusa, quasi portentoso, proprio per insieme dei risultati, anche favorito in questo dal vento, il salto in lungo, 11.47 in Eftimova, il vento proprio col più 0.9 che mi era parso di vedere forse di lontano. Può stare. 11.47 in Eftimova davanti a Angela Tenorio, la atleta primo anno di categoria juniors che è stata al centro di un piccolo caso ai campionati del mondo di Eugene, l'Oregon, campionati del mondo per la categoria under 20, cioè juniors, primo dei due anni di categoria. È successo questo, vediamo seconda Angela Tenorio, 11.51, Olesia Poff fa 11.70, va all'11.74 la trentina Martina Giovanetti, la trentina della Forestale che è cresciuta nella società che qui organizza, società presieduta proprio da Carlo Giordani che prima avevamo visto. Il saluto anche a chi ci segue in regia, c'è
Roberto Gambuti, che viene coadiuvato da Fabrizio Cofrancesco. La squadra esterna ha fatto non troppa strada venendo da nord della esterna 1 di Bolzano, pur se con annessi e connessi a dare una mano. RVM, che come si dice in gergo tecnico, registrazione videomagnetica. Poi Poff 11.70, Amidei è arrivata 11.88. Giovanetti meglio di Amidei, Amidei titolare della staffetta 4% all'ora, Giovanetti riserva in quell'occasione, più duecentista Giovanetti, Amidei. Tanto in corso una buona gara di getto del peso, con ho già il risultato davanti a tutte, c'è Anizza Marton 18,32 metri, è stata sorprendentemente, intanto questa la, il quadro delle partenti nella prossima serie dei 100 metri, serie perché sono batterie quando sono eliminatori di un qualcosa che andrà avanti, quindi batterie di semifinali o quarti di finale, semifinali, finale, serie quando c'è il confronto dei tempi per assegnare i piazzamenti. Anizza Marton, ungherese, 18,32 metri, è stata medagliata ai campionati mondiali, pardon, europei di Zurigo a Letzigrund. Si parlava della polemica con Zurigo, Justin Gatlin, la polemica era già cominciata per il campionato d'Europa organizzato non a puntino, sufficienza politica personalmente credo di aver assegnato la manifestazione, mandata avanti dallo stesso comitato organizzatore poi del meeting, al meeting anche peggio se vogliamo da tanti punti di vista, in, nella prima delle due finali, l'altra sarà Bruxelles della Diamond League, in cui in qualche occasione, vabbè, ne parleremo. Justin Gatlin, che pur non è uno stinco di santo, due volte è stato pizzicato positivo a controlli antidoping, inizialmente era stata proposta per lui la sospensione a vita, poi 8 anni, poi tutto ridotto a 4. Zurigo che fece? Io credo che ci sia sotto anche lo zampino di qualcuno, magari il clan di un giamaicano forte con 4 lettere. Inizialmente sarebbe stata lui la star, la vedette di quel meeting, pur essendo una finale quel meeting, e deve aver chiesto sì, io sì, ma no, qualcuno di fortissimo. E a quel punto già si era deciso di non, è un'ipotesi che fanno in molti nell'ambiente, di non invitare Justin Gatlin, e quindi si è addotta la causa del fatto della, dell'essere stato condannato a 4 anni. È tornato tra l'altro nel 2010, è uno dei primi meeting, ecco qui la veronese di origine ghanese che non ha fatto gli europei, aveva provato come ultima gara non troppo lontano da qui a Costa di Vigalzano, Pergine, il meeting di Pergine in Valsugano, organizzato da GS Valsugana Trentino, ma non era andata come testa Andrew Howe bene sui 200, gloria, e allora poca gloria per lei e per Andrew, niente europei per loro. Young qui. Raccontavo di Anizza Marton, peso 18,32 davanti ad Aliona Dubitskaya, Bielorussia 18,14, Yulia Lianziuk, Bielorussia 17,78, Felicia Johnson, americana 17,73, sto parlando di getto del peso, settima la migliore degli italiani, romagnola Giulaica Nicoletti, che ha fatto 16,30 in occasione del primo lancio, non è presente il, la numero uno da sempre, da tanti anni, spesso in lotta con Assunta Legnante, che adesso è la migliore tra le lanciatrici paralimpiche, non ci vede più, quasi totale cecità per Assunta Legnante. E che però continua a lanciare lontano, non lontanissimo. I nostri punti di vista. Tra l'altro raccontavamo di un po' di presenze di discreto livello. Alessia Trost, il suo salto in alto, Libania Granotta, l'Italo Cubana, che qui era andata molto bene, che per gli italiani è un miglior risultato di stagione. Poco prima ci sarà la gara dei 400 uomini, Matteo Galvan che hai. Ed ecco il quadro delle saltatrici in alto, Alessia Trost, la giovane campionessa mondiale juniores 2 anni fa a Barcellona, giovane pordenonese delle Fiamme Gialle, della primiera, atletica primiera per l'Italia, che quest'anno un infortunio ha messo KO. Il ragionamento che si faceva era quello dei, della squalifica oltre un certo periodo di tempo. Chi è stato squalificato quest'anno e poi riammesso in qualche maniera ha potuto partecipare, chi è stato squalificato e ha preso poco tempo di squalifica
ha potuto partecipare. Tyson Gay, tra questi è andato benissimo, Asafa Powell, americano il primo, americano il secondo, non Justin Gatlin. Dopodiché ripeto, stiamo parlando di stinchi di sangue. Dopati qua, dopati là, ex, anche se c'è il mio amico Duca che dice sempre che un dopato non è mai ex, anche quando rientra. Questa è la sua battuta. Quadro del salto in lungo, finito quello femminile, mentre si chiede allora andiamo a vedere questa, la gara dei 100 metri donne, finale cosiddetta A, ossia una Natalia Pohrebniak, Ucraina, e due Ashley Nelson, Gran Bretagna, medaglia ai campionati d'Europa, Carrie Russell, Giamaica, e poi le quattro americane, Jessica Young, Lakeisha Lawson, Ginny Batamo, forse la più quotata, e Barbara Pierre, e poi Gloria Hooper. Nell'altra si è andato abbastanza. E viene su fortissima in 7. Barbara Pierre. E il tempo non è assolutamente male. 11:13. Dice la grafica, vediamo il vento, più 0,7, quindi anche un filo meno di quanto visto in precedenza. Vediamo se arriva la conferma. 11:16, risultato ufficiale. Si va in linea di massima, poi è caduto un paio di punti con l'arrotondamento per eccesso di un paio di centesimi. Il vento che alle spalle continua a spirare. Risultato complessivo più 0,7, allora il vento. Barbara Pierre, l'americana, 11:16, che male non è. Il record di questa manifestazione di Irina Privalo, 11:13 del 93, si è andati molto vicino. Campionessa olimpica anche, ha svariato tra le discipline 100, 200, 400 e anche 400 ostacoli, oltre alle relative staffette 4x100 e 4x400. Carrie Russell ha corso in 11:29, Ashley Nelson in 11:30, Ginny Batamo, Gloria Hooper 11:90, piano piano fa un po' di fatica, è andata più forte nella serie precedente, la trentina. Martina Giovanetti 11:74, Inna Yeftimova 11:47. Ecco il risultato. Parlavamo di salto in lungo, si è appena concluso con addirittura due atlete con 6:75, il vento allora con una spinta da dietro. Nel corso di uno di questi due 6:75, Aiga Grabusti, Lettonia, ha approfittato del vento 2:06, addirittura in un caso anche più 4:04. 6,75, 6,73, due salti. René Pusterla, la ticinese della Vigor Ligornetto, 6,75 con 0,8, quindi salto valido dal punto di vista statistico in una specialità che ha per primato quello di Fiona May, datato 97, allora veniva dal terzo posto ai campionati mondiali di Atene, anche con molta rabbia. 6,85 per lei, che in questi giorni è salita alla ribalta, è passata dall'essere atleta, dall'essere ballerina anche di alto livello. Alizia Marton intanto in testa la gara di getto del peso, oggi per lei un 18:14. Intanto si sente sibilare il vento che è cresciuto di intensità. Alizia Marton è in testa con 18:32. Una spanna, siamo questo all'ultimo turno, questo è il penultimo salto, poi toccherà da Liona Dubitskaya. Ancora oltre 18 Anitza Marton, ungherese. Stavo parlando delle varie attività di Fiona May, personalmente più brava come saltatrice in lungo ed anche nel triplo e non nel resto. È stata anche sfilato come modella, intervistatrice per giochi olimpici altrove. 18:20 per Marton, e adesso la presenta la commissione Dubiskaya, atleta Aliona Dubiskaya, Bielorussia. Contro il razzismo nel calcio, insediata dal neo presidente Carlo D'Avecchio, sì, proprio lui, quello delle banane, quantomeno in una citazione qua,
dicendo eufemisticamente, almeno sfortunata, di un personaggio che non si può definire razzista dal punto di vista sportivo. Ha introdotto diverse norme di sapore decisamente antirazzista, come lo ius soli per i ragazzi figli di immigrati. Ius soli significa che nati in questa terra potevano, quantomeno calcisticamente, anche nelle varie attività giovanili, essere considerati parificati agli italiani. L'Inizia Marton ha vinto con 18-32 davanti ad Aliona Dubitskaya, all'ultimo lancio della Bielorussa nullo, 18-14. Poi Yulia Lianciuk, altra bielorussa, 17-78, 17-73 per Felicia Johnson. Ecco qui il lancio di Marton, questa rotazione che le ha dato soddisfazione, è andata al suo primato ai campionati d'Europa all'Ezeglo da Zurigo, e qui è ancora dimostrato una buona condizione generale con questo 18,32 m. Ottava Giulaika Nicoletti con un buon 16,30, poi un 16,21, anche un 15,98, un 15,84, siamo comunque diversi gradini sotto quel risultato. Salto in alto, siamo ancora a misura sol discreta, questa gara in cui ritorno per la scledense, si dice, di una vicentina di Schio, Elena Vallortigara, ragazza delle Fiamme Gialle, promettentissima appunto di salire gradini del podio delle manifestazioni giovanili, la si vede lì, poi persasi un po' per strada per un sacco di infortuni. Premia il presidente della FIDA del Trentino, Elena Vallortigara. 77 da saltare. Certo, se rientri devi comunque fare i conti con la condizione che c'è. Adesso ci sia lungo donne al terzo Elena, posto con la misura di 6 cresciuta nella nuova atletica 31, Schio la qui l'errore secondo al metro 77. Poi ci sono nell'ordine Elena Brambilla e Erika Furlani. Il vento da noia sicuramente, ci sarà anche il salto con l'asta, sarà più noia ancora, mentre piaceva alle saltatrici in lungo, ci sarà anche ai saltatori in lungo perché alle spalle Erika Furlani, la medagliata seconda di campionati mondiali allievi l'anno passato a Donetsk, città ucraina, quando si dice ucraina non lo si sa bene perché è nell'est dell'Ucraina. Qui l'errore di Elena Brambilla, la bergamasca su questo lato, non lo si sa, si diceva, perché est Ucraina è in zone anche filorusse. Donetsk, tra l'altro, la città del mito del salto con l'asta, il vicepresidente della Federazione Internazionale Sergei Bubka candiderà anche da presidente. Allora, secondo errore per Brambilla, Erika Furlani è qui. Anche se è nato allora si chiamava Voroshilovgrad, oggi Lugansk, Sergei Bubka, ma solo nato sulla città in pratica dove è cresciuto, Donetsk. Furlani, sì, pur toccando la sticella per voler anche un po' esagerare nell'arco dorsale, cioè, un po' arrabbiata forse con se stessa per l'errore, inopinato la quota. C'è stata una gara di 800 metri per le Under 23 dove si è presentata comunque Elena Milani, 2:03:63, andrò a vedere l'ufficializzazione di quel risultato. Allora Furlani è andata, è uscita la sua seconda prova. Dicevo serata con Libania Grenot, ma già stingato il molto atteso, se il momento rimarrà questo. Sui 100 ostacoli ci sarà Marzia Caravelli, qui sono i 110 ostacoli, gli 800 con Giordano Benedetti, parlo di italiani. Federica Del Buono molto attesa sui 1500 metri. Sui 110 ostacoli tra poco, attenzione, dopo Stefano Tedesco ci sarà Dairon Robles. Stefano Tedesco molto alto, il ragazzo vicentino di Braganze, Fiamme Gialle, qui c'è Bochenek. In corsia 1 Alessandro Juric, Italia. In corsia 2 Samuele Costadinos Duvalidis, il mulatto, si diceva un tempo, papà è nero americano, ha optato per il cognome di mamma greca. Devo aver detto Fiamme Gialle per Vallortigara, nel frattempo forestale.
maglia. Ricordava il sodalizio di Città Ducale vicino a Rieti. Anzi, era proprio quella. Il 110 ostacoli. Con questi. Juric, Broniera Friulitalia, Alessandro Juric alla corsia 1. Sono 8 le corsie, da alcuni anni si è ricostruita la pista, si è rifatto il manto. Quindi quando si parlava prima di Renato Dionisi, della sua pedana, in realtà diciamo era anche da quelle parti, ma non è esattamente quella. Dopo Juric c'è Ivan Mahdi Palmstein, livornese, pur se di nascita romano, fiamma gialla, cresciuto nell'Atletica Livorno. Stefano Tedesco, fiamme gialle, detto vicentino. Ed eccolo lì, Dairon Robles, un po' caduto in disgrazia anche con l'organizzazione dello sport cubano. Tra l'altro prima c'era Javier Sotomayor, ancora primatista italiano, sì, ciao italiano, mondiale di salto in alto, primato che viene attaccato tutti gli anni e tutte le volte da 5-6 atleti, un paio in particolare. Robles, poi Dominic Bochenek, polacco, Costadino Duvalidis, Grecia, Tyrone Aikins, americano, e poi Samuele De Varti, che ha fatto bene quest'anno, Cus Genova, corsia 8. Qui aveva fatto bene i campionati italiani. Un paio di atleti, Robles che va via abbastanza bene. Competizione scivolando con margine e facendo un 13.30 che non è male assolutamente. 13.29 dice lo schermo, 13.30 dice il display di campo. Il vento, gli ostacoli coprono il display, ma dovrebbe essere entro i limiti, che è anche calato rispetto a quanto sentito prima. Intanto Elena Vallortigara al terzo tentativo ha fatto 1.77, Elena Brambilla no, eliminata Furlani alla seconda, Rossit la udinese delle Fiamme Oro di Padova alla prima, come Alessia Trosti, anche nella Diesta Dusciano alla prima, Irina Gierascenko, che era il campionato del mondo juniores. Abbiamo intanto la bella azione del cubano. Nel finale Duvalidis gli prende mezzo metro, ma non basta. Tasso tecnico di questa 50esima edizione del Palio, davvero molto elevato. Vediamo dei 50 anni di Palio, città della Quercia. Questa città, come si diceva, anche della pace, la campana, Maria Dolens, città della cultura, che occorre aggiungere, il Marte, il museo di arte moderna, diciamo, di Rovereto e Trento, quasi un consorzio. Due città che sono vicine, città, più cittadina l'una, un po' più città l'altra, sono intorno a 100.000 per l'una, 50.000 che meno per l'altra. Però con 13.29 il risultato per Dairon Robles. Rimane un paio di centesimi sopra il primato del meeting dei 110, che di Roger Kingdom, un fenomeno. 13.27 era il 1990. Robles 13.29. Parte finale per gli italiani con più 1 e 2 il vento. Con Tedesco l'unico a scendere sotto i 14 nella grafica che abbiamo visto. E qui c'è Desiree Rossit, qui sotto almeno. Là sopra c'è Alessia Trost. Si allenano assieme Giulio. Gianfranco Chessa allena tutte e due. Era allenata da Luca Toso, ex primatista italiano. No, salta Rossit. L'alto donne, l'asticella è a sfiora, ma rimane sull'asticella. 82? Sì. Vallortigara e Furlani hanno sbagliato la quota, non invece Desiree Rossit, promettentissima. Intanto la bella lituana Erinie Palšytė, credo fosse anche presente, ha rinunciato. Non so se per la serata che non è ideale. Abbiamo visto che anche Duvalidis è andato forte, 13.39, il vento dietro ha spinto, talvolta nei 110 ostacoli non è tutto a favore, il vento a favore. E adesso Alessia Trost. Ma
con comodo. Quest'anno è stata stagione così così per lei, che ha fatto 1,90 di primato stagionale proprio ai campionati italiani assoluti, poi direttore della Sport Division eguagliato quel risultato. I campionati italiani sembrava potesse risalire dopo l'infortunio primaverile, anche con la rottura di legamento o di legamento della caviglia, della articolazione tibiotarsica. Dushanova, errore anche piuttosto netto per lei, Nadiezhda Dushanova, Uzbekistan, l'unica asiatica per quelle del un tempo Unione Sovietica. Femminile Sergio Anesi, componente della giunta nazionale del CONI, al secondo posto con la misura di tutta una serie di gare a mettere in evidenza il bel settore giovanile del sodalizio che qui organizza Gerashchenko. L'atleta ungherese, va la ragazza ancora junior, Anita Marton. Gerashchenko, che è classe 95, stanno 1,92 per l'Ucraina, lungo uomini, mentre la prossima che aveva deluso nei campionati mondiali di Eugene, lei che sarebbe stata tra le favorite. Stanciu, Daniela Stanciu, Romania, stavo raccontando, errore anche per lei. Delle belle gare giovanili, tante, un bel movimento quello di questa società, il Trentino, GS Valsugana Trentino e punto, Quercia Trentingrana Rovereto. Qui vicino c'è anche la Garina Team di Pedersan, storico Cruz, proprio di piccolo centro dall'altra parte dell'Adige. Adige e Leno sono i fiumi di qui. Uno, Leno, affluente dell'altro. Okunieva, secondo fiume d'Italia per lunghezza quantomeno. Stiamo raccontando di cosa accadrà tra poco i 1500 femminili con tre ragazze italiane di buon livello internazionale ed una tra queste. La giovane 19enne Federica Del Buono, che è figlia d'arte, è stata quinta ai campionati d'Europa ed è in netta fase di salita. Vallortigara intanto. Federica Del Buono, figlia di Gianni Del Buono, che è stato primatista italiano dei 5.000 metri, variava tra 1.500 e 5.000 ad alto livello il lanconitano. Poi aveva sposato Rossella Gramola, che assieme allenano Federica Del Buono. Il papà fa più tabelle, mamma più al campo, cresciuta in Atletica Vicentina. Ora compagna di squadra di Elena Vallortigara alla Forestale. Prima ad appena 3 centesimi del record Barbara del Pierre, che ha fatto Pierre, questi Stati Uniti d'America, United States, 11 e 13 sui 100 metri. Seconda prova per Erika Furlani, l'auto. C'è il vicepresidente della federazione Ghiaccio, Erika Anesi, che premia, anche componente della giunta CONI, babbo tra l'altro di un campione olimpico, pur se la prova a squadre, Matteo Anesi, fresco di matrimonio con una fuoriclasse, parliamo di pattinaggio velocità, olandese Marit Leenstra. E qui tra l'altro il pattinaggio velocità, se non è proprio di casa qui, Basilica di Pineno nel lontano. Presentazione del e il presidente del CONI provinciale, anche Thomas, se poi qui Vitomis, dal punto di vista sportivo le province, Trento e Bolzano, come autonome sono Vinicius, considerate regioni, da Silva, Brasil, dal punto di vista delle competenze e della giurisdizione, e Giorgio Torgler, che è stato un ex azzurro proprio del pattinaggio velocità, è il presidente del CONI locale, regionale trattino provinciale. Nadiezhda Dushanova, 1,82 m da provare, sono riuscite Aksana Okunieva, Ucraina, Desiree Rossetti Italia, Irina Gerashchenko Ucraina e Alessia Trost Italia. Raccontavo del settore giovanile, molte gare, poi premiazioni avviate dai veterani dello sport, presieduti da Gino Jacob, che è stato un, sempre per la Quercia, un brillante quattrocentista a livello nazionale. Riuscito il salto, mentre due errori Erika Furlani, due Elena Vallortigara al 1,82 m, qualche noia la dà questo ventaccio, anche se poi se lo toglie alle spalle e poi
trarre profitto. Siamo pronti anche la contestante per la gara dei 1500 donne, intanto 1,82 stancio nell'alto, c'è un errore. Andiamo sempre a controllare cosa accade, intanto possiamo presentare le ragazze del Stanciu. Questo tentativo al 1,82 m. Ecco, questa è la prova che il vento c'è. E quando presente quasi sempre spira a favore. Nel corso della gara di salto in lungo, soprattutto inizialmente, c'era qualche prestazione contro vento. E siamo ai 1500 metri. Nella prima parte di manifestazione ci sono state due gare per gli Under 23. Prima gli 800 metri, qui la vittoria non è stata di un Under 23, è stata di Marta Milani che voleva testarsi. 2:03:63 per la bergamasca dell'esercito, cresciuta in Atletica Bergamo Kreiber. Poi Elena Bellò, lei sì, è allieva oltretutto, quindi Under 23 per forza, classe 97, molto promettente la vicentina che viene dalle Olimpiadi giovanili di Nanchino, Cina. Atletica vicentina come Federica Del Buono, 2:08:43, Federica Soldani, Cusmisa Atletica Cascina, 2:09:35, Silvia Pente, Atletica vicentina, 2:11:47, poi Possenti Oggioni e Sardi. Questi 1500 metri, poi parleremo invece dei 1500 metri Under 23 al maschile, che sono stati vinti da Samuele Dini. E dai, un po' andiamo avanti, 3:51:38, Atletica Livorno, la sua società d'origine, adesso Fiamme Gialle, davanti a uno dei due gemelli, Leonardo Bidogia, poi Atletica Mogliano, 3:52:41, Yassin Bui, Atletica Reggio, 3:54:26, Stefano Genda, un altro dell'Atletica Mogliano, come Mattia Stival, quarto e quinto, 3:54:87, 3:55:20, poi Andrea Ghia del Cruz Genova come Alessio Ratto che segue, 3:55:32, 3:56:40. Inizia con una bandiera rossa il lungo uomini con Thomas Vitonis. Bando, 1500. Ricordo in gara con numero 27, femminili. Christopher Tomlinson, due volte con olimpico, quinto nel 2004 ad Atene. Vediamo chi va a tirare, potrebbe essere Tamarat Vierdostup. Partita la gara dei 1500. Dicevamo interessantissima la lotta tra le tre azzurre. C'è un poco distante da qui. Il gran bel risultato, più che altro anche la prestazione, 2:01 e poco per Federica Del Buono a pochi giorni dall'inizio degli europei al meeting di Pergine Valsugana. Va avanti Wright, Meki Kayai, Phoebe Wright, americana, poi Tvierdostu, Diwa Lagat, Ciamela Terzic, la brava serba, il connazionale di quel Goran Nava, che assieme alla sua connazionale ha vinto qualche giorno fa una simpatica prova al Giro delle Mura Città di Fenice, una prova a coppie con l'eliminazione molto spettacolare. Ha vinto Stefano La Rosa la gara sui 10.000, anche, 10.000, anche con una certa brillantezza il carabiniere di Grosseto, che non sarà presente qui dove pure ha corso molte volte. Qui di tradizione di Prammatica ancora a maggio le prime gare di Federica Del Buono, lentamente ha conquistato Federica Del Buono che ha confermato con una grande gara in quel presente qui e all'inizio del gruppetto che insegue viene dal 4:06:80 di formidabile di soli 19 anni. Eccole qua intanto direttore d'arrivo Zurigo, sono anche Margherita Magnani che ha fatto bene, lei è davanti, Margherita Magnani, mi era sfuggita, è quarta davanti alla GAT, antico. E poi c'è anche l'altra veneta, Giulia Alessandra Viola delle Fiamme Gialle, mentre anche Magnani delle Fiamme Gialle della Forestale Del Buono, che da lo scorso inverno è allenato solo da mamma Rossella Gramola, cresciuta assieme a Gabriella Dorio nella Fiamma Vicenza, tutte e due azzurre. 2:09 sotto, anzi 2:09 sotto i 2:10 il passaggio di questo 1500 metri. E qui c'è Alessia Trost per il tentativo
Margherita Magnani torna sotto. Magnani si sta ben comportando, non è stata fortunata ai campionati d'Europa. 1,87 ha sbagliato Rossetta, adesso tocca ad Alessia Trost. Ma qui c'è Tvierdostup che completa davanti a Mecchi. Mecchi, poi Margherita Magnani, molto bene, ma si porta sotto anche Federica Del Buono e anche Giulia Alessandra Viola. Tutte e tre hanno fatto bene in Coppa Europa, di più chi meno. C'è un certo fermento in queste distanze di mezzo punto. Davanti Tvierdostup, si va al giro finale, arriva Federica Del Buono. Molto bene le due. Grande passaggio esterno. Con Viola e Margherita Magnani lì se la giocano bene le ragazze italiane. Domenica, ricordo, ci sarà diretta sempre su Rai Sport 2, come qui il meeting di Rieti, con un 800 potrebbe essere per loro. Mackey, Diwa, Magnani, Federica Del Buono che ha attaccato stavolta senza porre tempo in mezzo. Aveva avuto qualche rammarico a Zurigo. Diwa a seguirla. Federica, e attenzione anche al tempo. Perché no? Anche poi Magnani, poi Viola, bene le tre italiane. Addirittura d'arrivo. E abbiamo Stacey Diwa. Questa sera. Tiene Del Buono. Dai, in questa fase finale siamo a 4 minuti, ora dai che arriva il primato, quantomeno il suo, sì che ce la fa, sì che ce la fa, e come se ce la fa, 4-5-32, e bene anche Margherita Magnati e Giulia Viola, primato per Giulia Viola, personale, ottima gara, 4-0-5-32 dice il display di campo, 4-0-5-31 dice questo display, e adesso l'attesa per l'ufficializzazione del risultato. Molto bene Federica Del Buono, si conferma. Eccolo qui il finale, Federica Del Buono, è sembrato un attacco anche un po' anticipato questo, ma ha tenuto, nel tratto finale si gira anche, non profittando troppo del maxi schermo che pure grazie a Video Frame là c'è, adesso si sente la sua voce. Vediamo se arriva all'ufficializzazione del risultato. 4-0-5-32 è il nuovo primato di Federica Del Buono, ha migliorato di un secondo e mezzo, quasi tondo tondo, ed ha fatto bene l'altra coppia di italiane, Margherita Magnani e Giulia Alessandra Viola. Bel terzetto. Sì, vengo dalla delusione di Zurigo, quindi anche. Eccola qui Federica Del Buono, Mischenko batte delle atlete che quantomeno fino a non troppi anni fa erano più quotate, d'altronde ragazzina, 19 anni, l'anno scorso un brutto infortunio le ha tolto la soddisfazione di andare a Rieti, ai campionati europei junior, soprattutto in casa. Primo anno senior, vediamo se arrivano i risultati, Ndigua, Mischenko, poi Magnani e... mi devo fermare. E... applauso Margherita Magnani, Viola. Alessandra Viola con gli occhi azzurri. Occhio azzurri stupendi di Giulia Federica. Fa ok su questa pista, aveva fatto una splendida gara anche ai campionati italiani, 4-10 e poco. In quell'occasione tutto fatto tutto da sola. 4-0-6-10 Stacey Diwa, 4-0-7-20 Margherita Magnani quarta, Anna Mischenko nel mezzo, 4-0-6-63. E poi il 4-0-7-67 per un sensazionale miglioramento per Giulia Viola. La ragazza trevigiana delle Fiamme Gialle aveva 4-10-50, quindi miglioramento nettissimo il suo. E insomma, è bello vedere azzurre protagoniste, meno protagonista la attesa serba Amela Terzic, ma il ritmo è stato tosto, ben lanciato dalla coppia Phoebe Wright americana, Tamara Tvierdostup ucraina, e alla fine con grande autorità, forse qualcosì, ecco, la scelta di tempo un filo anticipata stavolta, aveva fatto un piccolo mea culpa, ma insomma, quinto posto agli europei a 19 anni, europei assoluti, non di categoria, Desiree Rossetti intanto, ha sbagliato una volta un 87, misura saltata da Nadia Dushanova, ha sbagliato anche Alessia Trost, errore per tentativo anche abbastanza approssimativo questo di Desiree, degli atleti più attesi questa sera, filiforme ragazza udinese, cresciuta nella Udinese Malignani. Solo Dushanova ha saltato 1,87, questi due errori della friulana che si allena a Pordenone al Agosti. Fra poco toccherà a Alessia Trost.
Eccola qui, come sempre, Alessia Trosta recitare questa sorta di piccola sceneggiata, non in contorni negativi, andare a memoria con questo gesticolare molto scandito quasi, con le mani. Alessia Trosta, poi si andrebbe a 1,91. C'è una progressione piuttosto rapida rispetto alle condizioni, il vento dà fastidio, ma non ha dato troppo fastidio a Federica Del Buono, che ha fatto 4,05,32. Continua a migliorarsi, che si sistema a questo punto poco dietro, tanto dietro, dai, rispetto a Gabriella Dorio e a Fabia Trabaldo. Sono anche le migliori due degli 800 metri, oltre che dei 1500 metri, la biellese Trabaldo e la vicentina Dorio. Sì! Bene, anche con margine, considerato che devono aspettare anche, non tanto che c'è bisogno della folata giusta, ma la noia, il disagio, il fastidio del vento. 1,87 saltato. Ed è partenza dei 400 per lei, proprio... manca poco ai 400 metri maschili. A questo punto del palio, i 400 uomini con in corsia 1, Michele Tritta. Alle 9.05 ci sarà la gara dei 400 donne con Libania Grenot. Hanno fatto bene tanto lui, Matteo Galvan, tanto lei, Libania Grenot, lui Vicentino, Vicentina, che sta sfornando una serie di talenti o già atleti fatti, notevole. Adesso fiamme gialle, Galvan. Le fiamme gialle, 45-58 l'anno scorso, semifinalista a Zurigo, due volte campione italiano dei 400, è cominciato il giavellino, 200 e una volta nel 100, ed è stato anche terzo ai campionati europei, dove c'è anche il campione d'Italia Norman Vovlek, che è sempre andato bene ai campionati europei indoor, europei di Zurigo 2009 a Torino, grande vittoria quella volta della staffetta azzurra. In corsia 4 per Trinidad e Tobago, Reni Cuova. Vedo numeri strani sull'informatica, dai 12 metri ai 60 quantomeno, è già più consona. Per la Giamaica 45-25, Lucas Cazzo qui, per la Polonia in corsia 6 45-65 quest'anno, in corsia 7 Maxim Dudin, Russia 45-45. Quadro delle 8 corsie, Michele Tricca, che a Pergine Valsugana prima dei campionati d'Europa aveva fatto bene, 46-30. Matteo Galvani, corsia 3 da seguire con attenzione. Stagionale. Fiamma gialla, Michele Tricca, che è cresciuto nell'Atletica Susa o Atletica Savoia, le due società del capoluogo segusino della Valsusa. Poi Marek Niit, Estonia. Matteo Galvani, Italia. Renny Kuo, Trinidad e Tobago. Rushin McDonald, Giamaica. Corsia 5, Łukasz Krawczuk, Polonia in 6, Maxim Dildin, Russia in 7 e Brian Gregan, Irlanda in 8. C'è un buon punto di riferimento, una buona terza corsia per Matteo. Galvan è allenato da Chiara Milardi. Arieti, cresciuto da Umberto Pegoraro, poi anche lui è andato in Florida con Libane Granotti, allora Claudio Licciardello, che si è ancora rimesso dagli tanti acciacchi e dagli infortuni e dalle operazioni. Il catanese, che era stato avviato all'atletica di alto livello da Filippo Di Bruno, poi appunto Lauren Seagrave, stesso allenatore americano, anche di lasciar Merlo. Costretto ad inseguire Galvana davanti a sé, Randy Kuo. Si mette anche in evidenza adesso. Kuo quest'anno un 45 basso. All'interno c'è Marek Niit che va a scavalcare Galvan. Però prosegue ora. Davanti Rushin McDonald, Marek Niit, eccolo la quercia di qui sopra. In corsia 2 Rushin McDonald viene sotto, però McDonald's corsa molto radente, Randy Kuo. Kuo, McDonald, derby caribico, 45-13, che non è male, mentre naufraga nella parte finale Matteo Galvan, scavalcato da molti. Dildin in particolare. 45-13. 45-13, assolutamente non male. Il record della manifestazione è però vecchiotto, del 1980, 44-86. 92.
Samson. Ecco, vedete che nel replay del grande schermo come McDonald's, ecco la fase finale davanti, ma Randy Quo rimonta, qui era quarto Matteo Galvan, rimonta anche Matteo Galvan in corsia 3, 45-13 è confermato il risultato di Randy Quo. Quo passa e va a vincere. Rushing McDonald avrà fatto 45-50 McDonald e poi il russo Dildin e via via tutti gli altri. Poi Dildin, eccolo lì nella parte finale, è venuto su abbastanza forte il russo in questa fase. Esce nella gara di alto con la misura di 1,82 Desiree Rossetta, ecco qui Randy Quo, fase finale. Che rimane in gara, c'è tutta una specie di tam tam prossimo alle 9.05 correrà l'Ivania Grenoble in mezzo anche la gara di 800, ma noi andiamo a traguardare quasi oltre perché è pronta l'intervista con Carlo Giordani che intanto ci parla del suo meeting, presente là. Guarda, risultati dei 400: Randy Quo 45-13, Rushing McDonald 45-47, Trinidad e Tobago e Giamaica nell'ordine, poi il polacco Naukar Krawczuk a precedere, Marek Nite, anche Maxim Dildin, Matteo Galvan 46-57, 47-17 Michele Trinca. Ecco qui con la grafica si vede tutto meglio e noi andiamo a sentire Carlo Giordani che è presidente della Quercia Trentin Grana, montaggi fatti sono di Enrico Greme, Sterner Sperandio, poi avremo Luciano Macchio. Andiamo con l'intervista. 50 tondi, un bello orgoglio. Ma, diciamo che il traguardo dei 50 anni di vita per un meeting di atletica è un traguardo importante, quello di Rovereto è il meeting più antico dell'atletica italiana, ma non solo, è anche uno dei più antichi d'Europa e del mondo. E anche questo stesso stadio ha la stessa età? Sì, questo stadio è stato inaugurato inizio ottobre del 1964 ed è stato inaugurato con una manifestazione di atletica che è stato il primo seme da cui poi è germogliato l'albero del meeting per i primi anni a livello nazionale, poi diventato internazionale fino ad essere ormai da tanti anni uno fra i più importanti eventi dell'atletica italiana e con una caratura internazionale di notevole consistenza. Il personaggio principe è probabilmente il numero uno dei 100 in questo momento. Ha una caratteristica che non è proprio un'aureola in testa, perché ha un passato da virgolette pregiudicato dello sport. Beh, io credo che anche nello sport si debba essere garantisti. La lotta al doping va combattuta su tutti i fronti. Noi siamo stati e siamo assolutamente contrari alla pratica del doping, però le regole vanno rispettate. Gatlin è uno che ha scontato la pena tutta, a differenza di altri. Gli organismi sportivi internazionali lo hanno ritenuto abile per il ritorno alle competizioni di qualsiasi tipo, comprese Olimpiadi e Mondiali, e quindi sarebbe a nostro avviso discriminatorio escludere da un evento un atleta che in base alle normative internazionali vigenti può gareggiare. Voi tutto sommato potete ospitarlo perché il meeting cosiddetto non plus ultra, il Weltklass di Zurigo, gli ha sbattuto la porta in faccia, ha detto no, tu sei stato troppo dopato rispetto ad altri, o comunque troppo condannato rispetto ad altri che avevano una condanna più piccola. Ma diciamo che anche l'atteggiamento di Zurigo è contraddittorio. A Zurigo hanno gareggiato atleti che sono stati squalificati al pari di Gatlin, quindi sono stati usati due pesi e due misure. E questa è la polemica della vigilia. Certo, Justin Gatlin non sarebbe stato qui, sarebbe andato a Zurigo, però qui un po' l'amicizia di Rinaldo Neymaia, l'ex grande ostacolista e poi fu anche non grandissimo come ci si aspettasse giocatore di football, running back, ma fenomenale ostacolista sotto i 13 alla grande eccetera. Tra l'altro è allenato Justin Gatlin, Dennis Mitchell, che a sua volta insomma proprio uno stinco di santo dal punto di vista del ragionamento sulle sostanze proibite non era, Aksana Okunieva che va al 1,91 m, in tre in gara. Okunieva di un soffio, errore Trosta 1,91, errore Dushanova 1,91, errore di misura per Aksana Okunieva.
Raccontavo di cosa accadrà prossimamente. Televisivamente mostreremo in diretta a Rieti dalle 5 alle 7 domenica alle Sport 2. Avremo la diretta, se qui vi lamentate la regia avrete il bis, perché sarà lo stesso regista Roberto Gambuti domenica, al Raul Guidobaldi, nell'organizzazione classica di Sandro Giovannelli, Atletica Rieti un tempo, oggi diciamo tranquillamente studentesca Carri Rieti, che è una cucina anche di grande atletica, un nome per tutti, Andrew Howe. Ma adesso siamo al salto in lungo. Mike Hartfield, che ha saltato 7,68. Vediamo se il vento tiene anche qui. In testa alla gara, questa del salto in lungo, c'è Christopher Tomlinson, che ha trovato 3,1 metri alle spalle, però si è limitato a un 7,85. Davanti al campione mondiale al coperto, ex Mauro Vinicius da Silva, brasiliano, 7,75, che ha trovato meno 0,3 che sta. JJ Gigidi, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a 7,72. Poi Hartfield da 7,68. 1,46,55. Mentre per un soffio ha sbagliato il 1,91. Alessia Trostini, tipo Deviso. Presente anche Salim Sdiri, il corso di origine magrebina, francese. Eccolo qui Salim Sdiri. Ebbe la sventura, gli andò bene, e come poterla raccontare al massimo. Tanto deve fare quantomeno una misura più di 6 metri almeno per essere fra gli 8 che in ipotesi potranno fare anche i 3 salti di finale. E questa è poca cosa. Salim Sdiri ebbe la sventura di essere centrato dal giavellotto scagliato da Tero Pitkamek sulla schiena, a distanza anche con Kunieva, intanto Dushanova, pardon, la Uzbieka, che sbaglia per la seconda volta 1,91 m, come due volte ha sbagliato Alessia Trost, una volta invece Okunieva. Dicevo, al Golden Gala di quell'anno il giavellotto di Tero Pitkamäki sbandò e andò verso sinistra, andò quasi ad infilzarlo, gli è andata benissimo, ha perso parecchio tempo, abbastanza tempo. Ecco i partecipanti a giavellotto. I numeri di cui vi davo conto in precedenza erano balenghi, direbbero in Piemonte, quantomeno balordi. Non c'erano dei 12 metri e 22 metri, l'informatica ha messo ordine rispetto a se stessa. Risto Matas, l'estone in testa con 75,21, sul milanese delle Fiamme Oro di Padova, Roberto Bertolini. Qui c'è Bogdan, Maxim Bogdan, e si ferma presto, a 62 forse. Bertolini, buon vecchio, ha lanciato 71,25, su questa pedana è diventato campione d'Italia, poco dagli 80 metri, che aveva per la prima volta varcato, e unica varcato a Braunschweig, ai campionati europei a squadre o per nazioni. Italiani in gara anche Antonio Fenti, carabiniere trevigiano, anche Nicolo Pisoni, che è della società che qui organizza, e qui un 800 metri. Enrico Riccobon, promettente giovane di Belluno, pur se nato a Bolzano, quindi è quasi di queste parti, verrebbe da dire. Lucas Riffeser, che è a sua volta quasi di queste parti, di Brunico, anche se si potrebbe dire Brunico. Basta, italiani sono 4, quindi Atletica Trento, CMV, per Norbert Bonvecchio, Roberto Bertolini, Antonio Fenti, e qui c'è soprattutto per l'Italia ma anche per il Trentino Giordano Benedetti. C'è Artur Kuchapski, che ha fatto grande sorpresa nella grande prova del connazionale Kshot Adam Kshot, il vincitore. E qui c'è Sufiane El Kabouri, il torinese, origini magrebine, Custorino la sua società, è stato finalista nel 1500 agli europei, profittando del fatto che è stato avanzato dopo una caduta senza sua colpa, 51,09, che tempo non è male, però gli altri rimangono dietro, un po' sulle loro, troppo sulle loro. Ha fatto 1,91 Alessia Trost, ve lo dico così e poi lo vedremo, è il record stagionale per lei. Mentre si sviluppa la gara, parlavo di Giordano Benedetti, che negli ultimi anni è il migliore degli italiani, ma
è piuttosto dietro. Mohamed, vediamo se viene su qualcuno. Riffeser, il migliore degli italiani, molto indietro Benedetti, fa 1.47, diciamo 48 per, mentre finisce altissimo il tempo Giordano Benedetti, che probabilmente dopo i campionati d'Europa quest'anno non è riuscito a carburare, dopo il bel risultato l'anno scorso non è più riuscito a far granché. Dicevo dei partecipanti, un senegalese di stanza tanti anni in Italia, tanto fa il barista a Milano, allenato quel Giorgio Rondelli, che allena anche un bel gruppo di azzurri. Finale con Mohamed Abdulaziz, il saudita, Lada Mohamed, 1.47.12. Lo chiederò domattina, per questa sera non sono soddisfatto, io sono mortificato. Abdulaziz Lada Mohamed, Arabia Saudita. Intanto al microfono di chi fa lo speaker, in questo caso è dei tre, sì, chi? Brambilla. C'è Giordano Benedetti che dice che è deluso da questa gara, ma la cosa carina è stata ha avuto il coraggio di chiederlo, credo, lo stesso Brambilla. Marta Milani, dopo il suo 2.03.63 sol discreto negli 800, ha provato tante volte ad allungare da 400 a 800, cioè ha provato una volta definitivamente, ma li ha provati tanto, e lei ha avuto il coraggio di chiedergli: ma cosa facciamo nel futuro, torniamo ai 400? Lei ha detto molto simpaticamente, perché è stata anche criticata per la scelta, lei col suo tecnico, data l'uni, ma data l'altri no. Dicevo, è diventato il tormentone dell'estate, aspettiamo che finisca la stagione, poi ne parlerò e deciderò. Quindi è possibile un ritorno ai 400 metri per Marta Milani, perché lì potrebbero, se tornassero, ecco qua intanto Mauro Vinicius da Silva, potessero tornare i risultati, salto nullo, magari di poco, credo abbia fatto segno, sì, è vero, è nullo. Deve essere di poco, ha fatto segno che è ok. 7.85, 7.80, due salti di Tomlinson, uno ventoso più 3.1, l'altro no, più 1.3. Ah no, 8.08, e questo è il terzo salto, si è piantata l'informatica, quindi non lo dà. È vero, più 3.5, adesso lo dà. Più 3.5, sì, però va in testa con 8.08, e questo lo mettiamo anche in cascina. Bella tecnicamente l'azione del ragazzo brasiliano, molto leggero, 8.08, quando vai sopra gli 8 metri è sempre festa, pur se questo è stato il campione del mondo al coperto. Vediamo se arriva il risultato complessivo, intanto c'è la premiazione, va avanti, va a provare l'1.94 Alessia Trost. Le due venete che potrebbero far copertina stasera, lei e Federica Del Buono, che sta per essere premiata. 1.94, quest'anno l'ha saltato al coperto, ha saltato di più, 1.96, ma poi problemini prima e problemone poi per quell'infortunio. Non arriva intanto il risultato complessivo degli 800, tra poco ci sarà la prova dei 400 con Libania Grenotti. Si prende tutto il tempo la pordenonese, peccato, avrà altre due prove. Sembra essere matura questa misura, che potrebbe darle la fiducia giusta per allenarsi come si deve, per lei è una molto seria, e allenarsi come si deve lo fa, ma poi il pungolo di aver ottenuto un risultato promettente è quello che ti permette di affrontare anche con più leggerezza, magari qualche volta anche la voglia di rifarsi da motivazione. Probabilmente questa è la gara di più
Trost, anche Okunieva, tutte e due a pari. Sono a pari merito Okunieva e Trost, perché tutte e due hanno sbagliato due volte a 1,91, mentre è stata eliminata da Nadiej da Dushanova, che invece aveva passa in testa Okunieva, 1,94 con un po' di fortuna. Qui contano più che altro le misure da fare. Passa in testa Xana Okunieva, il 1,94 fatto alla prima prova. Del professor Chessa in pedana. La seconda prova, intanto ci stanno. Maltratta un po' l'asticella, ma lei si dimostra grata, l'asticella, e rimane su, sui diritti. Adesso toccherà presumibilmente ancora ad Alessia Trost, è già lì infatti, mentre manca poco anche a uno dei grandi momenti clou di questa 50ª edizione del Palio Città della Quercia. Okunieva e tra poco Trost. Gianfranco Chessa è poco più dietro, immagino, dietro alle inferriate, qui ricordo Stadio della Quercia, Rovereto che di sé dice città della pace e dello sport, aggiungiamoci anche della cultura. Tanto sport e la pace per via anche di iniziative contro le guerre in favore della pace. Ah, questo niente da fare, ha tagliato dritta per andare verso l'asticella, non ha rispettato i tempi giusti. Tecnicamente lei non sempre trova facile, e il perdere sedute non dà noia a tutti, chiaro, forse a lei di più. Ha bisogno di tante tante sedute, di modo che diventi musicalità e musica anche dopo la rincorsa. Qui taglia secca. E adesso i 400 metri al femminile con queste. Corsia 4 per la campionessa d'Europa. Libania Grenot. Zemliak che l'aveva fatta penare alle sue spalle. C'è il podio di Zurigo, perché c'è anche la spagnola Terrero. Terrero è allenata da Andrea Longo, vive in Veneto. Ecco il saluto per lei. Fiamma gialla, Cus Cagliari come prima società quando venne in Italia. E adesso si va con McPherson, che è atleta di livello. Christine Day, giamaicana, corsia 6. Indira Terrero, la spagnola, e poi Floria Gue ha fatto una grandissima cosa ai campionati d'Europa di Zurigo in staffetta, riuscendo a portare alla medaglia quella bella, quella più bella, con la grande rimonta finale la sua squadra. Eccola qui Floria. Quell'occasione fece un tempo straordinario sotto i 50 di parziale. Corsia 1, Bianca Razor, Romania in 2, Oluwakemi Adekoya, nigeriana ma cittadina del Bahrain, poi Olga Zemliak, ucraina, le avversarie Zemliak, Terrero, Gwei di Libania ai campionati d'Europa. Libania Grenote la corsia 4. Poi due giamaicane, Stephanie McPherson, probabilmente la più forte, assieme a Christine Day. E poi Indira Terrero e Floria Gue. È la gara più attesa. Proprio per la presenza di Libania Granotta, assieme a quella dei 100 metri maschili. Libania è partita forte. Aveva avuto un cedimento nel tratto finale e alla finale dei campionati d'Europa, qui ha vinto con una certa facilità i campionati italiani.
con una grande dimostrazione di forza, è andata a prendere almeno apparentemente Stephanie McPherson, vola dall'altra parte Floria Gue all'interno rispetto a Grenot, Olga Zemliak e ancora di più Oluwakemi Adekoya, anche ostacolista di livello. Grenot è terza, Adekoya davanti a tutte, McPherson scivola via e scappa via e va forte alla grande, seconda diventa Libania Grenot, va a vincere con un eccellente 50-69, un buon tempo per Libania Grenot. E poi il terzo posto di Christine Day, battuta piuttosto nettamente, tempo piuttosto buono, 51-10 aveva fatto ai campionati d'Europa l'italo-cubana per vincerli. Certo qui stasera vento che si dirà favorevole da una parte e contrario dall'altra, ma dà fastidio proprio per la distribuzione dello sport. McPherson fa 50-69, potrebbe anche essere ufficiale il suo risultato. Tanto è cambiato qualcosina nel salto in lungo, sempre in testa Mauro Vinicius da Silva col suo 8.08 più 3.5 il vento, ma Salim Stiri, il francese che aveva saltato 5.57 al secondo, nullo il primo, si è salvato in corner mettendo fuori dai tre salti di finale Thomas Vitonis della Lituania, nono con 7.15, ha saltato 7.87, Christopher Tomlinson 7.85. Francia con 7.87 davanti a Christopher Tomlinson 7.85. Tyrone Smith poi a 7.75 Bermuda. Vediamo se arrivano i risultati, bene complessivamente, molto bene McPherson. Libania Granotta è rimasta su un tempo di 6-7 decimi superiore a quello dei campionati italiani, 51.30 per lei. Ecco il risultato, Christine Day fa 51.66. L'otto intanto si è concluso il secondo turno di lanci. Questo è il 1,94 di Alessia Trost. Salto con l'asta. Errore anche piuttosto netto per lei, che è stata eliminata con questo. Giavellotto con il lettone Sirmais. Della premiazione dei 400 metri uomini. In testa c'è l'ucraino Aleksandr Nikiforchuk, 77,54 metri. Sull'estone Risto Matas, Roberto Bertolini 74,66 per il milanese. Fenta fatto 65,41, Bonvecchio 71,25. Sirmais 72,64 l'abbiamo visto. Kunieva, errore per lei a 1,97 m, ha vinto la gara con 1,94 m. Abbiamo visto allora nel giro di pista, è arrivato l'assistente del presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, l'avrete visto spesso, immagino, mi rivolgo soprattutto agli appassionati, qualcuno anche affetto da questa bella sindrome patologica dell'amore per l'atletica, noi ne siamo affetti. Dino Ponchio, questo 400 di Libania Grenot, mentre vediamo Rennie Quo 45-13, che bel risultato. Ecco, in mattinata c'è stata questa simpatica manifestazione. Javier Sotomayor era un po' che non lo si vedeva attorno ad una pista, quantomeno in Europa. Abbiamo visto il lancio di Antonio Fent, non era particolarmente soddisfatto, solo per usare un eufemismo, il ragazzo trevigiano, che pure si è migliorato con 67-35, quantomeno come gara di oggi. Clima che si respirava, aria da gita scolastica quasi. Era
sfuggito il salto, ha sfuggito Pimpana il salto di Vinicius Paolo da Silva, 8.08 del lungo, con cui si è portato in testa nel terzo turno di salti. Vinicius Paolo da Silva, che è il campione del mondo indoor in carica, ha vinto il Sopot e quindi... Intanto Bertolini è tornato indietro. Allora lo aspettiamo lanciare. Intanto gioca anche un po' col giavellotto da 800 metri. Appena atterrerà il giavellotto proviamo a dare conto del risultato e poi ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità. Non dovrebbe essere nulla. E comunque siamo sotto i 70. Andiamoci subito. Va con la pubblicità, visto che ha già lanciato a 74-66 ragazzi. Verrà al microfono da noi, mi piacerebbe intervistare anche Maurizio Moavi, ma sono lontano dal microfono. Dai, ecco un secondo. Avere un campione del mondo a disposizione per 30 secondi è importantissimo. La domanda è stata la sette, è questa. E fino a fatto per il Cosme, e se qui sei Enrico De Monte, tutti pronti per i 100 metri, questa è la serie minore cosiddetta. C'è stato un sussulto poco fa perché per un errore di trascrizione informatica, invece che 70 e 41 di un lancio di giavellotto, oltretutto del beniamino locale, campione italiano e il migliore italiano di quest'anno, Norbert Banvecchio, invece che 70 e 41, 80 e 41, che sarebbe stato di 4 cm il suo primato. E da allora e poi no, è stato questo errore, capita. Levi Roche Mangy, Atletica Brescia 1950, per il ragazzo di origine americana. Giovanni Galbieri, Riccardi Milano, il veronese. Jan Veleba, Cecchia. Michael Tumi, Fiamme Oro Padova, il vicentino, cresciuto in Atletica Vicentina. Sergei Smielik, Ucraina. Enrico De Monte, il ligure delle Fiamme Oro Padova. Lorenzo Bilotti, Atletica Imola Sac Miavis. Davide De Michei, Quercia Trentingrana. Brusio di troppo, partito bene Tumi. Corsia 4, corsia 1 di fatto è vuota. Tumi davanti, torna sotto però Smielik, che va a vincere con 10.28. Vediamo se c'è anche il dato sul vento. 10.27 dice qui, ma non è ancora definitivo. Più 0.1, questa è l'impressione. Allora facciamo così, do solo il risultato e poi chiameremo l'intervista con Gigi D'Onofrio, di cui si diceva, qui si scherza anche un po' su quanto visto e non visto. Vediamo questa fase finale con Sergei Smielik, che sulla parte lanciata va a scavalcare. Più 1.8 il vento, 10.28 il tempo di Smielik, dopo darò il tempo di Michael Tumi, ma intanto andiamo con l'intervista con Gigi D'Onofrio, che è responsabile degli atleti, quindi il casting cosiddetto di questo meeting. Questo non solo questo meeting, anche il Golden Gala, anche altri, ma questo da tanti anni. 10.36 per Michael Tumi, che quantomeno stagionalmente si migliora. L'intervista. Justin Lattin ha promesso risultati robusti, a cominciare dal 9 che sta davanti al numero come tempo. Ma senza volerci allargare, diciamo che Justin è venuto per correre. Justin è una persona seria e indipendentemente se corre a un meeting top della Diamond League o a un meeting pur importante ma di seconda fascia come Rovereto, l'impegno ce lo mette. Poi c'è di mezzo anche una questione di amicizia personale, per cui ci tiene a fare qualcosa di importante per me, per Carlo Giordani e per Rovereto. Ma è corretto prendere atleti che abbiano un passato non proprio limpido e quindi squalifiche per doping, come nel suo caso, per far viaggiare verso l'alto una manifestazione? Lo sport, anche come nella vita, bisogna segue delle regole che sono individuali e collettive. La mia regola individuale, che può essere anche confutata, ma è quella del garantismo. Io sono garantista, ritengo che lui abbia fatto un errore nella sua vita, ha pagato secondo le regole, è andato fuori le regole, ha pagato le conseguenze del suo gesto. Una volta che diciamo così si è purificato,
può essere ammesso, deve essere ammesso come tutti gli altri, tenendo presente tra l'altro che sicuramente dopo, quando rientra, è soggetto a controlli antidoping molto più di prima, per cui evidentemente adesso si ha la quasi pressoché certezza che è pulito, ha pagato il suo debito, non capisco per quale ragione non si debba far gareggiare. Ma perché Zurigo l'ha lasciato fuori quando ha inserito altri che avevano comunque squalifiche per doping anche se un po' più piccole? Cos'è questo sorriso sardonico? C'è un retroscena, allora mi pare di capire. Ma... ed era un retroscena su cui io stavo elucubrando. Io ho la mia convinzione e evidentemente non la posso dire perché non ho la certezza, però ritengo che la motivazione sia ben altro da quella pubblicamente detta, perché smentita dai fatti. Lui no, Veronica Campbell Brown sì, Tyson Gay sì, Asafa Powell sì, eccetera eccetera. Qual è la ratio? Allora c'è un'altra ragione che io... Siccome io sono uno che per mestiere devo stuzzicare, mi viene in mente che nei 400 di Zurigo c'era un atleta alla partenza, la Sean Merritt, e non ce n'era un altro, Kieran James, perché si dice che la Sean Merritt avrebbe chiesto all'organizzazione di lasciare fuori. Non è possibile che mi viene in mente un atleta giamaicano con il cognome e anche il nome corto abbia detto non sono nella forma dei soliti anni, quindi uno forte mi potrebbe dar fastidio. Stiamo almanaccando, eh? Almanacco come te. Almanacco nello stesso modo, diciamo che ho avuto la stessa impressione. Ecco, quindi siccome l'ho detto io, la querela la prendo io. Insomma, si almanacca. È il momento di Justin Gatlin. L'abbiamo intervistato ieri proprio qui al Stadio Quercia, ha detto che vorrà fare 9-7, gli ho detto boom dopo. Proviamo a sentirlo e magari lo traduco al volo, appena possibile partiamo con quell'intervista, perché Justin Gatlin promette cose. Andiamo pure. It was not so correct. The decision of, e si parla appunto della squalifica, della tenerlo fuori da Zurigo, lui sì, fuori e gli altri no. Sei d'accordo che io dica che non è stato proprio così corretto? Il mio caso era di 8 anni fa, qui ci sono, lì ci sono stati personaggi che sono rimasti fuori e avevano squalifica anche di quest'anno, io non capisco perché loro sì e io no, eccetera. Insomma, sono felice di essere qui in Rovereto con una pista che funziona e vedrete che andrò forte. In altra parte vi abbiamo detto, abbiamo visto anche il servizio, che conta di fare 9-7. Gli ho già detto boom, sì, lo ridico ancora, però mi piacerebbe tanto sbagliarmi. E Dino Ponghi, il vento soffia da questa parte e non è sempre così, eccolo qui Justin, allenato da Dennis Mitchell. Diciamo che in due hanno messo insieme qualche mesetto di squalifica per doping, anche più di qualche mesetto, 4 anni lui. Devo dire che il newyorkese è un ragazzo estremamente convinto, composto, anche molto ben educato. Verrebbe da dire anche simpatico, se non oro nel 2004, se non fosse che dovrebbe essere giusto. Quelli che hanno barato proprio simpatici non dovrebbero risultare. Ma allora lo smargiasso, la Dwayne Chambers è ancora meno simpatico. 9-7, professor Ponchio? È un bel tempo, qui c'è bel tempo, c'è anche una certa brezza a favore, però 9-7 è sempre dura, però se l'ha detto lui. Allora diciamo che gli 800 metri hanno visto la vittoria di Abdulaziz Lada Mohammed, il saudita ha fatto il suo primato 1:47:12 davanti ad Artur Kuchapski, Polonia 1:47:68, Eric Sowinski, americano 1:47:88, Anthony Chemut, Kenya 1:47:99, Mor Sek, verrebbe da chiamarlo l'italo senegalese, lui è senegalese, però vive a Milano da una vita, fa il barista a Milano, lavora al mattino, il pomeriggio si allena, 1:48:57, Lucas Riffes, il primo degli italiani, l'alto atesino, esercito 1:48:58, Enrico Riccoboni, il promettente bellunese, classe 95, Athletic Club a Firex Belluno 1:49:78, Giordano Benedetti Male 1:51:00, ed è tutta qui. Adesso questo 100 metri e il vento si sente come soffia.
fumoso anche, e soffia in direzione di corsa. Warren Fraser, Bahamas alla corsia 1, alla 2 Marvin Bracey, Gatlin è in 3, americano, americano anche Bracey, Julian Ford, giamaicano. Attenzione, Simon Magakwe, Sudafrica in 5, Jason Livermore, americano in 6, Ramon Gittens, Barbados in 7, Kimmer Hyman, isole Cayman in 8. Vediamo se ci sarà una decisione della giuria. Intanto il potrebbe esserci la squalifica di Julian Ford, corsia 4. Tanto nel salto in lungo, Mauro Vinicius da Silva sempre in testa con 8.08. Brasile, ventoso. I mistiri, Francia non ventoso, 7.87. Christopher Tomlinson, 7.85 ventoso. E 7.80 non ventoso. Jean-Marie Okutu, spagnolo, 7.81 ventoso. Sono italiani qui. In precedenza c'era stata la gara femminile, dove avevamo detto la bella prova di un paio di atlete, e vanno. Quindi decisione salomonica, che a me piace sempre, e ad altri anche, probabilmente la maggioranza. Non si capisce perché abbiano inserito questa regola della partenza falsa al primo colpo. Nel salto in lungo si può far nullo, nel getto del peso si può far nullo, in 100 metri la specialità più nervosa in assoluto, no. E in 3, Gatlin. E parte alla Gatlin, cioè bene. Attenzione, c'è chi si è fermato, cos'è successo? Cos'è successo? Questo rovina tutto. Si è inceppata la... questo rovina tutto, peccato. Peccato. Qualcuno ha tentennato la partenza, lui ha corso per 95, corso per diciamo 50, poi si è lasciato andare, bello l'applauso del pubblico. Qui c'è gente che di atletica ne sa, ne capisce, riempie tutti gli anni alla grande le tribune. Non so se ci sia una... lui si è mosso leggermente, forse per questo motivo, potrebbe essere il peccato veniale che dà un cartellino giallo nel caso. Poi si è sentito un rumore sordo che poteva far temere la partenza falsa. Si sono guardati in giro altri, lui meno. Certo, questo rovina molto, perché si perde sicuramente in magia. Io intanto ne approfitto per dare i risultati della... peccato. Ho interpretato giusto, Dino Ponchio? Ma non si è visto molto anche dal rallentì. Probabilmente è il tempo di spinta sul blocco, perché partiti prima io non vedo molto. Andiamo da qui. Roberto Gambuti ci permette di meglio scavare. Frontalmente un piccolo movimento, forse proprio di Gatlin, ma non tale da. Vediamo se intervengono. E poi probabilmente quel rumore sordo, non si è capito. Certo, qui non si vede la fiamma della pistola, che è quella che fa testo, per poter vedere, però anche uno prima degli altri, no. Peccato, adesso ovviamente giustamente diciamo che è l'argenteria del meeting Justin Gatlin, va salvaguardato, aveva promesso anche, oltretutto la condizione sembrava buona, che quella del vento, per poter fare il grande tempo. Hyman squalificato lui? Ma corsia esterna, quella proprio di Hyman, che non è proprio contento per forza, ma d'accordo, men che meno. Kemal Hyman ha maggior ragione, c'è oltre al danno la beffa anche per gli organizzatori di questi meeting. Metti che avessero squalificato Justin Gatlin, tu porti Justin Gatlin, fai il battage, fai tutto, e poi decide una regola cervellotica, sono sufficientemente eufemista,
Gatlin è sempre in tre, non c'è più. Kemal Heyman, Isle Cayman alla corsia 8, squalificato per partenza falsa. E stavolta c'era probabilmente in corsia 2 il movimento. Va Justin Gatlin, il vento soffia da dietro, va Justin Gatlin e fa 10-07. Non ci sarà 9-7, quindi viene dato 10-06. C'è stata anche una caduta per infortunio. 10-04, Keston Bledman, il record del Meet di Trinidad e Tobago l'anno scorso. Chi è che si è fatto male? La corsia è finito in 5, ma l'impressione è che fosse corsia 4. In questo 100 metri c'è anche un incidente per l'atleta in corsia 6. Siamo Gatlin, tiene giù il capo. E la sesta corsia, il penultimo, Jason Livermore, americano, che poi... Justin Gatlin, allora vediamo se arriva anche il risultato per il fenomenale atleta campione del 2004. 10-07 il tempo ufficiale. 10-07, certo non ha giovato quella situazione precedente, un po' di cavalli di potenza li deve aver tolti Dino Ponchio. Sì, sì, il 7 c'era, era il 9, era in fondo, era in fondo. Però diciamo che 50 metri buoni li ha fatti, e anche se non sembra dal punto di vista neuromuscolare, il segno lo lasciano. Il tempo è sempre di grande eccellenza, ha corso bene, specie nella parte... Tra l'altro, attenzione, unica gara con il vento contro, seppur meno 0,4, questa. Adesso è tornato a grandi folate favorevole. Quindi diciamo che qualcuno, ovviamente Patrick Magyar, il presidente del comitato organizzatore degli europei di Zurigo, io gli ho già dato il 6 politico per quelli con prezzi dei biglietti folli, esagerati, deve aver fatto macumba e il vento ha lavorato contro, oltre che, virgolette, ci perdoneranno i giudici di partenza, quella situazione in cui il colpo di pistola esploso a far segnalare una partenza irregolare di qualcuno, è arrivato un po' sordo e quindi si è sentito e non sentito. Peccato, viene da dire altro Ponchio? Ma peccato, perché poi magari un buon risultato anche con vento a favore fa sempre opinione, è sempre bello, è un po' accademico, ma colpisce l'immaginario collettivo. La corsa è stata di Gatlin, è stata sicuramente dal punto di vista tecnico eccellente. Diciamo che forse un po' di pausa l'ha avuta nella parte centrale. Non è che ci voleva un po' più di pausa tra quella... Probabilmente anche 2-3 minutini in più di pausa di ristoro tra la falsa lunga e la gara vera, forse aiutava. E la temperatura non è esattamente quella da super risultato, mentre vediamo Okutu, maglia del Barcellona, Jean-Marie Okutu. Barcellona è una polisportiva e quindi anche l'atletica. Pressione, non so, l'informatica non dà tempi di reazione, eccetera. Pressione che anche la squalifica di Kemal Heyman era difficile da captare. Non so se servisse un capro espiatorio a quel punto per come era maturata la situazione. Questa è un'ipotesi ovviamente che sa di dietrologia, non mia. No, probabilmente il tempo di sui blocchi era stato inferiore a quello concesso. Ammesso ci sia là il tempo effettivo di reazione, quindi il sotto 0-100, perché non tutti i meeting ce l'hanno. Questo è un meeting della Federazione Europea, la EAA, meeting il più vecchio d'Italia, il più antico, diciamo, che suona meglio. Intanto Jean-Marie Okutu dopo il 7-81 fa salto nullo, gara di salto in lungo che viaggia verso la conclusione con il primo posto sempre di Mauro Vinicius da Silva, che dopo aver fatto 8-08 e 7-63 ha deciso di fermarsi per il quinto salto. Premiazione al sesto Salim Sdiri, 7-87 terzo, Tomlinson 7-95, oltretutto regolare, ed è passato al secondo posto l'inglese, avversario di quel Rutherford che è il campione olimpico.
Qui c'è Tyrone Smith Bermuda, per ora 7,75. C'è anche Marcello Benedetti. Pedana qui sotto, dove negli anni i grandi salti di Rousseau e soprattutto di Nenad Stekic, allora Jugoslavia, era allora primatista d'Europa con 8,45, qui fece il primato della competizione, che è ancora tale, 8,32. E prima Oksana Okudeva, Ucraina, 1,94. Tra qualche minuto i 100 ostacoli. Non soddisfatto Tyrone Smith per questo balzo, attualmente quinto con 7,75, oltretutto senza vento. Il vento purtroppo disturba la ricorsa degli atleti. -0,4, allora il vento in occasione del 10,07 di Justin Gatlin. E qui siamo alle ostacoliste, c'è Grit Shadeiko, estone, che fa l'heptathlon di solito, ma è brava in questa specialità. Andiamo a vedere Tomlinson. Questa Tomlinson con questo suo salto tutto suo, quasi unico nel suo genere, corsa balzata inizialmente a ginocchia alte, poi piedi avanti e via andare. Bello, no? La bandiera è bianca, dunque. Dico io. Bello, sì, per la terza media va bene. Sbragato alla fine, passi troppo lunghi, perso il ritmo, caricato troppo. Ma anche quando riesce. Salto a raccolta. Non è elegantissimo, insomma. Poi però, si può saltare lungo anche lontano. Così, come è sempre il risultato che conta, però anche l'estetica ha un suo valore. Per noi sofisti. Ma il gesto è bello quando poi va bene tutto, perché poi se non si spinge, se non si ha velocità di entrata, se non si ha angolo di proiezione, se non si chiude bene, il salto può essere anche tecnicamente perfetto, ma non funziona. Tanto quattro turni di lancio con 80 metri sfiorati nel giavellotto. Alexander Nihiporchuk ha fatto 79,26 metri, Risto Matas il Leston 76,41, qui c'è Salim Stiri, il ragazzo corso di cui si diceva, il ragazzo del neofanismo, stacca molto lontano. Jakub Vadlejc, il ceco, a 75,72, buon vecchio 74,89, si è migliorato ed è passato in testa nella mini lotta italiana di pochi centimetri su Roberto Bertolini, il trentino sul milanese. Stiri fa nulla, Bertolini 74,66, Sirmais non sta lanciando granché, il favorito Fent ha lanciato 67,35 ed è ottavo, Pisoni decimo 56,81, completezza di informazione. E adesso siamo all'ultima gara di velocità, 100 ostacoli prima dei 5.000 metri, l'ultima gara di corsa in assoluto. Abbiamo vissuto bellissima la gara di Federica Del Buono su 1500 metri, la ragazza cresce, Cresce a grande dimensione anche internazionale, mi piace dire che ha la tranquillità, pacatezza, al low profile, quando parla diventa un'altra persona. Low profile in Veneto, visto in Veneto medio. Vicentina lei, Padovano Ponchio. Sì, diciamo che questo suo atteggiamento tranquillo quando parla nelle interviste si contrappone invece a un atteggiamento giusto, quasi aggressivo in pista, che è quello giusto. Siamo a Bonnet. La Von Idlet dominicana, famosa per la personalizzazione del acconciato. Ricordavamo appunto quel 4-5-32 di Federica Del Buono, un ottimo 1500 dominato proprio per facilità anche nel pensiero azione, in una gara dove Margherita Magnani quarta in 4.07.20 e Giulia Viola quinta in 4.07.67. 400 metri con la vittoria per Stephanie McPherson, Giamaica 50.69, Libania Grenot 51.30. E qui siamo ai 100 ostacoli.
Grit Shadeiko, Estonia, in prima. In seconda, Svetlana Topilina. Russia, Yvette Lewis, Panama, 3. Christy Castlin, americana fortissima. In 4, in 5, Yasmin Stowers. Favorita è Castlin. In 6, Caravelli, aeronautica militare, la sua società, lei che è pordenonese. Lavoni Dlet, Repubblica Dominicana, e poi a Anna Platizina, Ucraina. Un po' di vento dietro c'è. Christy Castlin ha fatto molto bene la parte centrale della stagione, quest'anno non essendoci campionati del mondo, si concluderà con la Coppa Intercontinentale di Marrakesh quest'anno. Trasmetteremo in diretta sabato e domenica a metà mese. Stavolta regolare, partita malissimo Caravelli, c'è chi si è già fermata. Proprio Castlin, e qui viene su Lavon Idlet, terza Caravelli, 12.97. Niente di sensazionale. Lavon Idlet, credo di aver visto bene. 12.97, vento meno, addirittura meno, siamo passati adesso. Meno uno, poco saremo più chiari. In proposito, si è fermata presto Christy Castlin, non le altre. 12.98 il tempo, meno 1.7, praticamente un mezzo tornado in faccia. Marzia è partita male, piano, finisce quarta, dopo Idlet che fa un po' sorpresa, c'è il secondo posto di Jasmin Stowers, fa 13.26 Marzia Caravelli, niente di speciale, ma come detto quasi 2 metri di vento in faccia, si sentono e come. Castlin, la più quotata, si ferma presto. E qui la fase finale con molto incisiva, molto avanzante Idlet. Passiamo agli ultimi salti della pedana del lungo. Che vede il maxi schermo, vede se stessa, sorride. E vede Caravelli, telecamera che la riprende. La di 400 metri donne. E adesso siamo ancora con, credo che il regista tifi Barcellona. Di Gian Mario Cutu, ci perdiamo niente. E questo come salta? Questo è un salto classico, un po' di forza, perché si vede negli ultimi 2 passi, 3 appoggi, carica moltissimo, va molto basso, allunga molto il penultimo appoggio, passo per tagliare e abbreviare, eccolo qua, tatan, come diciamo noi, cioè si abbassa con le anche nel penultimo passo per anticipare il piazzamento stacco dell'ultimo e fare un salto abbastanza alto di parabola, ma con molta applicazione di forza. 7.72, chiude qui la gara, chiude quinto, adesso il vento si è fatto contrario, quindi cosa vuoi farci? 7.81, intrinsecamente il 7.72 con mezzo metro di vento contro è molto meglio del 7.81 con 2 metri e passa di vento a favore. Diciamo che danno noi anche queste inferriate. Risto Matas è da bassa cultura dello sport avere campi da calcio con queste inferriate. A volte a norma di regolamento, pedana di qua, di solito tra l'altro si salta nell'altra direzione proprio perché il vento di solito spira in altra direzione, stavolta ha cambiato in corso d'opera, e oltretutto con una squadra in promozione fa un po' specie avere le inferriate contro gli ultras, ovviamente quelli con troppo temperamento del calcio. Siamo nel nord-est, nello stesso nord-est dove Udine invece mi ha fatto togliere l'inferiata. Uno degli stadi, sembra quello di Parma o altro, dove c'è meno turbolenza in Italia. Tyrone Smith, Bermuda. Gara che resta ovviamente nell'immaginario di chi tifa Italia, quella del salto, cioè, pardon, del 1500 metri con il gran salto all'indietro
per Federica Del Buono, all'indietro come tempo ovviamente, perché da 4,7 dei campionati d'Europa ai 4,680 del Letzigrund di Zurigo per il Meeting Weltklasse prima delle due finali Diamond League. Dicevamo, a Diamond va altrove da un paio di stagioni, quanto a televisione noi trasmetteremo la Coppa Intercontinentale, quella per continenti, a Marrakesh 13-14 di settembre. Christopher Tomlinson deve fare 8-0-8 per battere Mauro Vinicius da Silva. Mentre Vinicius de Moraes, qui Moraes non sale, anche perché proprio non solo Moraes fa segno, termine tipicamente veneto, ma parlavamo, facevamo riferimento a Vinicius de Moraes. Sale anche poco lui, ma sale, non sale nemmeno il risultato, proprio perché il vento è contrario. Ah no, attenzione, è tornato ad essere, è strambo adesso, il vento va un po' a mulinello ogni tanto, è tornato ad essere più, quindi più 1 e 3, li ha fatti tutti con il più lungo regolare entro i 2 metri per convalidare il risultato. Salim Sdiri, e poi toccherà, ha messo salti ancora, mamma mia, eccolo qui, proprio i mulinelli del vento, brava la regia che va a pizzicarlo. Vediamo se è buono. No, bandiera rossa, perché era un rossa. Lungo per salto. Non e sembrava male. Chiude in non tanto lungo. QB, quanto basta. In fondo il vincitore della gara, 8 tanti nulli. Vedremo se in questo ultimo il corso ha provato. Riuscirà a migliorarsi Paolo Vinicius. Credo che fra il corso, Salim Sdiri e chi qui fa il casting degli atleti, abbiamo sentito e visto Gigi D'Onofrio, il pontino che faceva i 110 ostacoli, ci sia anche del feeling dopo quel Golden Gala dove gli arrivò il giavellotto sulla schiena, anche feeling umano e solidarietà. Ha rischiato non la carriera, la vita, ma è qui a raccontarla, e benissimo così. Mauro Vinicius da Silva con questo suo salto molto personale, questo hang, questo ragazzo molto agile che ha vinto con 8,08 approfittando di 3,5 metri di vento contro. Veniva dato in rinuncia all'ultimo salto, ma così non è, forse inizialmente lo aveva fatto, poi ha voluto onorare il pubblico, la vittoria sua, un'ottima pedana trovata. E ci sono i 5.000 uomini nella partenza per chiudere. Siamo molto vicini all'epilogo di questo meeting, con giavellotto ancora in corso e 5.000 metri che stanno per partire. Ah, 8,06, anche all'ultimo turno fa più di 8. Becca 5 metri quasi alle spalle, che una mano la danno, i 5 metri, siamo alla giavellotto. E comunque due salti sopra gli 8 metri, 8,08 e 8,06, con più 3,5 e più 4,5. Non è una bocciatura, è semplicemente il vento alle spalle. Bocciatura casomai per Sirmais, 70 metri e qualcosa, quasi 71 per questo giavellotto. Sirmais, cosa bella, se non l'avete vista la dico io, allo stadio della Quercia c'è sempre il pienone, un po' perché si arriva, un po' perché questa gente ne sa di atletica e le piace pure. Ai campionati italiani di quest'anno tanta gente per 3 giorni di gare, soprattutto gli ultimi due. Poi questa gara arriva dopo la manifestazione clou e il tam tam e il battage anche pubblicitario televisivo, le trasmissioni Rai aiutano. Eccola qua, c'è sempre gran pubblico. Sta per partire la gara di 5.000, in mezzo alla quale vi racconteremo della storia che accade 10 anni fa, ma intanto presentiamoli i 5.000isti. Il nel giavellotto attualmente, allora il lancio di Sirmais è stato annullato, era l'ultimo lancio per lui. In testa c'è Aleksandr Nihiporchuk, l'ucraino, con 79,26. Qui abbiamo altri ucraini, qui la presentazione dei 5.000 metri, li lasceremo partire, poi avremo il servizio su Stefano Baldini e sui 10 anni della sua medaglia. Allora Nihiporchuk,
ucraina in testa al giavellotto, il migliore degli italiani Norbert Bonvecchio con 74-89. Chi c'è qui di personaggi? Intanto diciamo un personaggio di casa, Peter Lanziner, che è della Quercia Trentino Rovereto, anche se è della, quasi della Val di Fiemme, della parte altoatesina lì di Fontane Fredde, figlio di un azzurro di Bob che faceva il pesista, la mamma mezzofondista, altrimenti Peter, che è filiforme, non sarebbe mezzofondista, contrariamente al papà, l'essere filiforme. Geoffrey Barusei, Ismail Kombic, qui c'è soprattutto Mohtar Edris, che viene da una serie di grandi gare, il campione del mondo anche juniores di corsa campestre. C'è anche Imane Merga, due volte campione mondiale assoluto di corsa campestre. Noi andiamo a vedere cos'è successo a Rubiera e dintorni nel fine settimana. Venerdì erano 10 anni dall'oro di Baldini ad Atene in maratona. In questo montaggio di Luciano Macchi andiamo a sentire il servizio e a vederlo. Molto forte, piccolino, aggreghiamo al gruppo, poi vediamo cosa succede. Parola di Emilio Benati, il suo primo allenatore, e il piccolino poi è cresciuto. La maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici italiana, va a Stefano Baldini, bravo, bravo, bravo. Quella vittoria olimpica sul più bello dei palcoscenici possibili, Atene 2004, era arrivata per l'atletica italiana poco dopo l'oro di Ivano Brugnetti 20 km di marcia, e quella medaglia d'oro di Stefano Baldini ha compiuto 10 anni. Per celebrarla tutti a Rubiera, nel Reggiano, a casa di Stefano Baldini, che è nato 43 anni fa poco distante a Castelnuovo di Sotto. Un libro, quello del campione olimpico, una corsa di 5-10 km per tutti e tanti assieme a lui a correre, quasi 3.000. Le chiacchiere sul palco di amici che lo raccontano e l'hanno raccontato o fotografato. Il suo gruppo di lavoro, il Dream Team, lo chiama lui. E quel sodalizio non solo tecnico col suo allenatore Luciano Gigliotti, che da poco ha compiuto 80 anni. Foto, autografi, pacche sulle spalle, strette di mano, tutti col numero 2157 che Baldini aveva da Atene 2004. Ricordi, emozione e commozione, perché ha vinto ancora il numero 2157. E lui che sta per diventare papà per la terza volta. No, no, infatti c'è la grande campionessa di famiglia, non sono io, è mia mamma che è qua in piazza, che di figli ne ha fatti 11. Mia mamma Baldini, ma anche a Stefano. Sta per ridiventare padre. Passaggio del 1241. La moglie gli sta per regalare a due bambine, Alessia e Laura. Alessia, tra l'altro, fa atletica, è così, è bella motivata, 13 anni. Più piccola, 2 anni, Laura. 2 o 3, siamo lì. Allora, Ismail Kombic e Geoffrey Barusei, mentre lui Risto Metas. Non arrivano gli 80 oggi, nella storia del 50 anni del Palio Città della Quercia. Giavellotto ha visto Viteslav Veselý lanciare 85-66 due anni fa, record della manifestazione. Davanti c'è Kombic, poi Barusei, poi Mohtar Edris. È in grande forma Edris, viene da una serie anche di grandi gare, ma anche una vittoria. Atleta piuttosto giovane Edris, 94, primo anno da senior, anche se poi qualche volta le anagrafi africane dicono e non dicono, anzi dicono e magari non dicono sempre il vero. Kiprop in questa parte, Lanziner è qui, abbiamo parlato, vediamo il quadro degli italiani presenti. Stefano Guidotti Cardi, Custorino, detto di Lanziner, c'è Yassin Rashik, italo-marocchino, non ha cittadinanza italiana ma vive praticamente da una vita in Italia, quasi, 100 Torri Pavia. Abdellah Haidan, italo-maghrebino, corre per il Cus Pro Patria, che finisce lungo, questo lancio relativamente lungo, lui è finito lungo. Questa gara di giavellotto che è al turno conclusivo. Maxim Bogdan, sindaco del comune che ci ospita, il sindaco della città della Quercia, Andrea Miolandi. Praticamente concluso il giavellotto con Niki Porciuk, c'è Kombic sempre con Barusei, Mohtar Edris, Kip Koech, c'è anche Imane Merga. Dicevo degli italiani, Guidotti Cardi, Haidan, Rashik, c'è un neozelandese che è Jake Robertson,
Questo è un classico, la conclusione con i 5.000 metri. Spesso accade a altre gare ferme. Si è appena concluso il Giavellotto con la vittoria di Alexander. Il vincitore dagli Stati Uniti. No, attenzione! C'è stato proprio il sorpasso all'ultimo turno. Jakub Vadley. Cecchia 79,58, Aleksandr Nikiporchuk 79,26, 79,58, 79,26, una palla in più. Cecchia Ucraina, il terzo Risto Matas, Estonia 76,41, il quarto Norbert Bonvecchio, Italia 74,89, il quinto Roberto Bertolini ed eccolo qui Justin Gatlin. Roberto Bertolini 74,66. Poi Lenme, Estonia, Sirmes, Lettonia, Fendt Italia 69-68. Justin Gatlin 10-07. Purtroppo quella doppia partenza è calato il ritmo, d'altra parte sappiamo benissimo che è un po' di propellente deve averlo. Continua l'azione della Lepre, adesso Barussi. Stavo raccontando in precedenza dell'inizio del meeting quando c'era stato quell'800 per Under 23 con la partecipazione di Marta Milani che l'ha vinto 2:03:63, pur lei non Under 23, stava a cercare qualcosa e ha risposto anche simpaticamente dicendo: sono diventata per questa cosa dell'eventuale ritorno ai 400 il tormentone dell'estate e ne riparlerò, affronterò l'argomento a fine stagione. Pressione che proprio si metteranno quasi in cantiere per discuterne. Barussei va, Barussei non lo seguono, arriva Kipkoec, Edris, Mohtar Edris, c'è Otmani. Said El Otmani, un altro ragazzo italo-marocchino. La lepre fugge. Bello reparto, mi piace questa parola, non so se l'hai coniata tu, ma credo che la userò. Barussei prova a fare il suo, probabilmente c'era un accordo per fare un certo ritmo. A questo punto a pochi piace perdere e ovviamente Mohtar Edris e Imane Merga soprattutto, ma anche gli altri punteranno meno al tempo ma alla semplice vittoria. C'è anche Abdellah Haidan in questo gruppo, il piacentino di origine maghrebina che ha avuto la sventura di una, diciamo, leggerezza personale che ha pagato con una squalifica per qualche mese per doping. Non aveva detto all'atto del campionato italiano dove ha vinto 1500-3000 al coperto ad Ancona uno spray nasale che conteneva sostanza, ma poca cosa, tutto stava particolarmente, non particolarmente bene, era costipato forte. Haidan in quell'occasione ha perso la prima parte di stagione, probabilmente anche la possibilità di andare agli europei, lui che c'era già stato agli europei di Helsinki. Mohtar Edris, Kangogo, Haidan tiene con questo gruppo molto alto, il ragazzo del CUS Pro Patria Milano, dotato di discreto finish perché viene dai 1500 metri tranquillamente sotto i 3,40 con continuità e facilità. Edris, Kangogo, eccolo qua, città della pace ma anche dello sport. Edris, Kangogo e Merga. Edris, Kangogo e Merga. Gida, Imane Merga. Interessante seguire il l'etiope. Dietro a Haidan c'è Robertson, il neozelandese. Continua Mohtar Edris, fa la lepre, rischio che lo faccia per gli altri. Siamo ormai in epilogo di 50esimo palio Città della Quercia di Rovereto, il meeting più antico d'Italia. Ricordo l'appuntamento per domenica dalle 5 alle 7 del pomeriggio, ovviamente a Rieti, lo stadio Raul Guidobaldi, intitolato al ginnasiarca, insegnante di
movimento, quantomeno educazione fisica e affini. Sabino, Robertson, Kangogo, Idris, Kipkoec, tiene Abdellah Haidan, è diventato democratico il ritmo, c'è posto per molti. Kipkoec, Robertson e Haidan tra i, mettiamoci anche un po' di virgolette, gli occidentali. Robertson sì, Haidan quantomeno quanto origini magrebine meno. È un po' che parte ultimamente Habib Aghrib, è tornata su, manca un po' il Nord Africa. Algeria, Marocco e non dico Marocco ma anche Tunisia stessa. Mokhtar Idriss, Kipkoec, John Kipkoec, Cornelius Kangogo, Gida Imane Merga. Per l'Arabia Saudita ha perso terreno Tariq Al Amri, ma sarà tra Mokhtar Idriss, che ha due soluzioni, quello della volata lunga e quello della volata media. Gida Imane Merga invece ha 300 metri la volata lunga. Abdellah Haidan ha una sola arma, quella di provare a rimanere attaccato il più possibile, come se fosse facile. Alle sue spalle c'è Tariq Al Amri, il saudita. Sempre Gida Imane Merga. Robertson tiene in mezzo a tanto Kenya e un po' di Etiopia. Tanto Kenya e tanta Etiopia. Idriss è etiope, Kipkoec keniano, Kangogo keniano. Imane Merga è dell'Etiopia, poi c'è Letoye, Moses Letoye che è keniano. Robertson tiene però, fa ricordare i tempi di John Walker, solo omonimo della marca del whisky, che era anche 1500ista, anzi forse più. Magari Dick Quox, Rod Dixon, che fu capace anche di vincere dai 1500 allungò fino alla maratona, capace di vincerne una di New York. Letoye che è andato a prendere Haidan, in realtà Haidan, Robertson ha perso terreno e adesso lanciano l'attacco. Mokhtar Idriss 51, Gide Imane Merga in un po' ingubbito, la sua solita, le gambe girano e come, e Mokhtar Idriss replica, ma Kipkoec con questo compasso infinito lo mette in difficoltà. Kangogo, Cornelius Kangogo, poi l'etiope Cornelius Kangogo che ciondola il capo ma fa girare le gambe alla grande Gida Imane Merga, alza bandiera bianca, non Mokhtar Idriss che ci prova ancora, invece no, Cornelius Kangogo. Kangogo fra i due litiganti, il terzo fa 13-24-0 e li mette in fila, e Gida Imane Merga è stato addirittura battuto nel tratto finale da John Kipkoec, che lo ha bruciato per gli ultimi metri. Siamo praticamente in chiusura, giusto il tempo di dare, arriva anche Abdellah Haidan che è andato quasi a prendere Robertson, allora il tempo di dare un po' di risultati, deve essere buono il risultato di Abdellah Haidan che ha fatto il suo primato. E adesso c'è il dopo meeting, questo meeting sempre ben riuscito, è piaciuta soprattutto la gara dei 1500 metri femminili con quella splendida prestazione. Intanto io ringrazio tutte le persone che vedete le scritte qua sotto e anche quelli che per ragioni un po' così non possono mettere la loro scritta. Grazie all'aiuto regia, grazie alla regista, grazie soprattutto a tutti voi, grazie all'esterna rappresentata da Willy Niedermayer, tra l'altro parentele di Azzurri Nazionale, Azzurre magari, e anche di cognati, Hubert Indra che è stato decatleta, sorella Centostac. Io volevo dare, visto che dopo non c'è granché, il risultato ufficiale di questi 5.000, perché c'è un discreto risultato dell'Azzurra della Haidan. Qui sciama il pubblico, tanto pubblico, il dopo meeting sarà quello del Museo d'Arte Moderna con il classico, ecco arriva qualcosa, vediamo 13-24-01, confermato quasi il risultato di Cornelius Kangogo che ha battuto il
in teoria più quotato, Mohtar Edris, il 13-24-01 di Kangogo, che è comunque alto rispetto al suo. Niente, non riusciamo a mettere insieme i risultati degli altri. Io ringrazio, allora torno a ringraziare tutti voi, una bella fetta di luna, questo lo mettiamo come augurio. Ribadisco, in onda domenica prossima vi farà compagnia un po' di noi, di quelli che rappresentano l'atletica in questo caso, soprattutto dalla plancia di regia, il classico meeting di Rieti che tante cose ha raccontato nella sua storia. Io stavo anche facendo un po' di pedina per vedere se spuntava questo benedetto risultato, ci interessava soprattutto quello di Haidan, che è anche discreto, e mi sa che la melina dovrò portarla. Grazie allora di nuovo a tutti voi, appuntamento domenica a Rieti, buona serata, buona nottata a tutti voi.